aspettando i miei parenti, mia cugina e mio nipote, direttamente da Beirut partiti all'improvviso, quindi lasciato tutto. La nostra ambasciata li ha chiamati e prendete il primo volo e venite qua. Stiamo aspettando mia nipote, ha un bimbo di 2 anni e mezzo, quindi siamo molto felici che stiano tornando a casa. È 1:20 quando a Fiumicino atterra il volo charter da Beirut organizzato col sostegno della Farnesina. A bordo 178 italiani, tra questi 5 minori. Che situazione avete lasciato a Beirut? Terribile. È veramente pesante come situazione, perché è stata l'unica parola che mi viene da dire è assurda. È una situazione assurda. Lei cosa ci faceva a Beirut? Io lavoravo, io sto lavorando per l'emergenza al sud del Libano. Non si aspettava questa escalation? Assolutamente no. Io devo dire che ho mantenuto abbastanza la calma, però da un paio di giorni ero abbastanza teso, perché insomma è stato colpito il centro di Beirut, dove abito, quindi più o meno ho calcolato l'ultima esplosione, che è quella di Bashura, era circa 1,8 km. Da dove la casa sua. Sì. Gli ultimi giorni siamo stati bombardati col fosforo, quindi e anche insomma siamo proprio al limite di ogni convenzione e insomma di trattati internazionali, quindi la situazione è molto difficile. Noi eravamo a Tripoli, a un'ora circa da Beirut, quindi diciamo non l'abbiamo vissuto. La nostra paura era più andare all'aeroporto, perché è proprio a fianco la zona dove ci sono i bombardamenti. Come mai avete maturato la decisione di ripartire? Non... Se quello si sveglia e vuole bombardare da tutte le parti, che ne so io. Adesso noi stavamo in un'area diciamo sicura, però che ne sappiamo se un domani sarà sicura. Qual è l'emozione di tornare? Bella, in questo momento. Io sono lontana dal quartiere sud, però sentiamo comunque la notte, sentiamo soprattutto i bombardamenti. Quindi psicologicamente è difficile sopportare. Mio marito è ancora lì. Quando pensa di tornare? Spero presto.